adesso abbiamo evacuato circa 300 persone, 25 circa hanno dormito nel nostro centro di raccolta. E oggi vediamo un po' qual è l'evoluzione della situazione, perché stiamo guardando proprio adesso la situazione delle strade, dove è possibile cercheremo di far rientrare, quindi riprendere contatto con le proprie abitazioni, i cittadini. Quindi insomma, adesso la situazione è in evoluzione e dire quando potremo ritornare alla normalità è difficile, quindi aspettiamo. Le persone che sono state sfollate sono molto preoccupate, come lei sicuramente saprà, anche di quelli che sono i danni, e lei cosa dice? Possiamo dire che qualche aiuto arriverà per loro? Ma certamente, ieri mi ha fatto molto piacere, devo dire, è venuto qui personalmente il Presidente della Regione, il Governatore Stefano Bonaccini, che ha garantito la massima collaborazione da parte della Regione, e quindi credo che sicuramente i cittadini verranno risarciti dai danni che avranno. Chiaramente adesso bisogna iniziare a fare una stima, a contare i danni, è quello che cominceremo a fare appena sarà finita la situazione, la fase di emergenza. L'ultima cosa che le chiedo è se ci sono delle azioni preventive che possono essere fatte da adesso in poi per evitare che si ripeta tutto questo. Le azioni preventive sono sempre le stesse, la manutenzione degli alvei, dei fiumi e un controllo. Il controllo lo facciamo, direi anche che questa situazione, pur con questo esito, ha dimostrato che il controllo che stavamo facendo, quindi attivazione del monitoraggio, l'attivazione del COCO, cioè il centro operativo comunale, le manutenzioni non spettano ai comuni, sono di competenza sovracomunale, e quindi sicuramente bisognerebbe riuscire a investire di più nella manutenzione dei fiumi. E sicuramente poi invece gli effetti e i danni ricadono sui comuni, sui cittadini. Questo è un po', diciamo, il punto critico di questa situazione.